Alfonso, una serata bellissima, piena di eventi, raccontaci. Allora, in questa serata noi rotariani ci scambiamo gli auguri, che sono gli auguri di ringraziamento dell'anno passato insieme e gli auguri che l'anno prossimo sia un anno altrettanto ricco, altrettanto bello, ricco sotto il profilo dell'amicizia, sotto il profilo della fraternità, sotto il profilo dell'essere tra di noi amici e considerarci tutti una famiglia. Questa serata è la serata degli auguri del Rotary Club di Fermo, è una serata in cui si tirano le somme di un anno svolto, ci si ringrazia e ci si congratula dell'anno passato insieme in fratellanza, in spirito di solidarietà e in spirito di grande amicizia, e ci si fa gli auguri per un anno altrettanto fruttifero sotto il profilo dell'amicizia. In questa serata abbiamo avuto la possibilità di come nuovo socio Marco Franceschetti, un ragazzo che non solo viene dal Rotaract ma che ha avuto riconoscimenti internazionali per le sue attività e sicuramente ne avrà anche di più per il futuro, quindi una specie di astro nascente che abbiamo preso e accolto tra noi nella nostra famiglia per darci un'energia in più. Inoltre abbiamo premiato la professoressa Teresa Cecchi con il Polaris, il più alto riconoscimento rotariano che si dà solo a personaggi eminenti che arricchiscono la nostra società e la fanno crescere. Lei ha avuto riconoscimenti internazionali per le sue attività come chimica e ha avuto anche dei premi e dei brevetti che senz'altro faranno parte del futuro della valorizzazione dei prodotti del nostro territorio. Stiamo preparando anche per... E poi inoltre abbiamo inserito un nuovo club Interact, i giovani fino a 18 anni che entreranno a far parte della nostra famiglia allargata. In questo contesto sono entrati due ragazzi nuovi nel Rotaract, un amministratore di condominio e una futura avvocatessa, che anche loro entrano a far parte di questa squadra. In questo clima natalizio abbiamo provveduto a scambiarci doni. Ogni socio ha dato agli altri un dono a titolo di augurio e amicizia. E adesso procediamo al ballo del valzer delle candele con le candele spente. Dopo ci sarà una grande lotteria per beneficenza in cui il ricavato andrà dato per una casetta che realizzeremo sotto la nostra egida per i terremotati a Monte Monaco, ed è una cosa che è segno tangibile e concreto che si può toccare con mano dell'operato del Rotary. Non è solo quindi qualcosa che è limitata a bei discorsi, ma è qualcosa che si traduce in un segno visibile del nostro ben operare. A fianco a questo abbiamo dato la parola, perché abbiamo fatto avere i soldi per portargli degli strumenti, al professor Mimmo Crisostomi, il più anziano dei nostri soci, il quale da anni fa volontariato in Africa in un ospedale in Tanzania per curare i bambini che hanno problemi ortopedici e non hanno mezzi per essere pagati, bambini che nascono con i piedi deformi e che lui riesce a curare, quindi un grande umanitario oltre a un grande medico. Ecco, questo è il Rotary, ragazzi.